Ho fatto scuola di ballo anch'io. Sta scambiando anche me te? Anche a me, sì, da bastare. Tra cosa l'altro, c'è? Dimmi. Non so se hai visto, tre giorni sin gradi, anche vinto in gradi. Si capisce prima più. Vinte sin gradi. Non si capisce più niente. Ecco, vero? Uno si copre, poi uno si spoglia, si poi prende il raffreddore, è un casino. È veramente un casino. Le costipazioni. Piano, piano, parla piano che disturbiamo la signora che ha il telefono, che sta scrivendo. Ma se disturbiamo andiamo fuori delle balle. No, perché l'ho vista molto attenta. È il nostro video? Ci hai fatto il video? Vada. Anche, sì. Bravo, bravo. Quindi non si capisce più come si bisogna vestirsi. No, io dunque, oltretutto io già mangio pane di Xvaporub proprio per cercare di... Bravo. Ecco, certo. Perché, ecco. Però voglio dire, la gente comunque, lo credo che poi dopo si prende i virus, le certo. cose. Allora, io sì, oggi, per venire qua... Sì. Ero là dietro che fasia niente. Sì. Ho guardato su internet. Cosa hai guardato? Ho guardato le previsioni del tempo. Le previsioni? Le previsioni del tempo. Il signore veste una giacca di Armani. La cravatta deve essere di Trussardi. Le scarpe di Rocco Barocco. Non c'è un cazzo del suo. Vabbè, però vabbè, pazienza. Comprate qualcosa. Dicevamo. Vabbè, dicevo sì. appunto del discorso delle, io ero di là. Su ho guardato internet. Su meteo.it. Sì. Perché nei prossimi giorni volevo capire. Sabato e domenica, sai ne? Allora, anche la prossima settimana. Sì, sì, sì. Facciamo sapere. Le previsioni per gli amici qua di questa sera. Tu dici? Ma certo. No, perché loro apprezzano, la signora poi fa il video. No, è perché io comunque la gente volevo trattarla anche bene, voglio dire. Sono ospiti, volevo dare un servizio supplementare. Gratis. Allora facciamo le previsioni del tempo per tutta la settimana. Sì? Dai, ci sto. Allora, ok, tira fuori la cartina che facciamo le previsioni del tempo. Signori, domani il tempo sarà sicuramente molto bello. D'altro canto l'avete visto anche negli ultimi giorni. Cosa devo fare? Tira fuori la cartina dell'Italia che facciamo le previsioni del tempo per la gente. Dicevo, domani le previsioni del tempo saranno bellissime. L'ho visto perché comunque c'è quest'alta pressione che finalmente si incunea. Non ho portato la cartina dell'Italia con me. Ma come non l'hai portato? E non me l'hai detto. Ma come fumo le previsioni del tempo senza la cartina? E lo so. Ma scusa, ma le previsioni del tempo senza la cartina? Niente. Una Coca-Cola per me. Un cabré? Non lo so. Dimmi. Dicevo, scusami, le previsioni del tempo senza la cartina, Mauro, non lo so. Ho capito. Sono come Venaria senza la reggia, scusami. Ho capito, però se mi danno... Le previsioni del tempo senza la cartina, Mauro, sono come Torino senza la mole. Certo, Mauro. Però se mi danno un Mauro, le previsioni del tempo senza la cartina sono come Milano senza il panettone. Ho capito, ma se mi danno... Scusami, sono come Venezia senza le gondole. Sì. Sono come Trieste senza la bora. Ho capito. Ma scusami, ma le previsioni del tempo senza la cartina, Mauro, sono come Bologna senza i tortellini, certo, Mauro. Però sono come Pisa senza la torre, Mauro. Le previsioni del tempo senza la cartina, Mauro, scusami, sì. Sono come Modena senza la mortadella, sì. Mauro. Ma scusami, ma le previsioni del tempo senza la cartina, Mauro, sono come Roma senza il Colosseo, certo. Sono come Napoli senza la pizza, sono come Berlusconi senza un lifting, sì. Sono come Rosi Bindi senza i vestiti. No! Cioè, allora! Ma sei scemo? Rosi Bindi nuda! Altro che mi viene da non fare il video, Rosi Bindi nudo mi viene da gomitare. Guarda, piuttosto faccio io la cartina questa sera. Da boh? Sì. Signori, un applauso, abbiamo la cartina. Faccio io. Un applauso, abbiamo la cartina dell'Italia. Ci mancherebbe. Ecco. Ecco l'Italia. Sì. Alle Malbutà, svede, si vede, niente da fare. E l'Italia è messa di taglio, l'Italia è di taglio, di taglio alla gente. Cioè, di taglio al pubblico. Fa finta di essere l'Italia, no? Sì, questa è l'Italia, sì. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Vabbè, inclinati perché l'Italia è inclinata. L'Italia è inclinata, Mauro. L'Italia è inclinata, giusto. Ok? Sì. Okay. Sì, inclinati un po' di più, Mauro. Ancora? Sì, inclinati un po', così. Ma tanto inclinata? E l'Italia è inclinata, Mauro. Ecco perché gli italiani non ci hanno potuto entrare. Mauro! La cartina parla? No. E allora? Non parla. E allora, inclinati così, inclinati. Sì. Tira avanti la Calabria. La Calabria. Così. E tira dietro la Puglia. La Puglia, la Calabria. Ok.
Qua, ok, allora, sì. questa la vedete l'Italia, l'Italia. Sguardo fiero, qua, sì. qua c'è il Piemonte, qui si è fatta l'Italia, l'Italia. E qua guardi la Francia, sì. in questo modo, no? Sì, sì. Qua c'è tutto il mare, qua il c'è il Mar Tirreno, Tirreno. Zone particolari, qua la Sardegna, con sì. questa zona qua, sì. poi ci sono dei porti secchi che chiaramente sono dei porti ormai che non si usano più, si potrebbero tagliare via proprio dall'Italia. Delle piane, delle paludi, diciamo. Ma che paludi? Delle zone piattissime, diciamo. Fa la foto qua, la zona, la foto, zona piatta, vedi il grand'angolo piatta. Ma che piatto, usa lo zoom perché non si vede niente. Ecco, la zona piatta di queste sì, parti qua sì. E poi dopo da questa parte c'è appunto l'Adriatico. Qua c'è il Gargano signora, il Gargano è pugno chiuso, Vieste, questa zona qua bellissimo, questa zona qua stupendo. Le Marche, perché le Marche sì. No, dicevo le Marche. Lascia perdere le Marche. Vabbè, ma la gente vuole sapere. Ma non gliene frega niente delle Marche alla gente, dai. Ma come non gliene frega niente? Ma non gliene può fregare niente. Metti che vada in Puglia, passa dalle Marche. Ma che delle Marche? Non passa nessuno dalle Marche. Se ho detto pugno chiuso, è giusto che comunque diciamo anche Ancona. Ma che Ancona? Il porto di Ancona. Ma che porto di Ancona? Porto di Ancona, voi lo sapete, insomma. Tempo fa sono arrivati gli sbarchi da Tirana, cioè dall'Albania, sì, col gommone, arrivavano nel porto di Ancona, sì, no? Sì, sì. Arrivavano da Tirana, ma soprattutto da Durazzo. Da Durazzo ma molla. Arrivavano. Ma smettila, molla, che c'è gente. C'è la ti dà fastidio che ti tocco le Marche? Sì, mi dà fastidio le Marche, un posto di merda le Marche, va bene? Oh, mi fa schifo le Marche. Vabbè, bravo, anche lei, le piacciono le Marche a lei? No, siamo in due. Vabbè, allora, dato che comunque è giusto non si dia fastidio, io sì. prendo la classica bacchetta che userebbero tutti i colonnelli dell'aeronautica e mi introduco cosa? Nelle Marche. Ma perché... che introduci nelle Marche? Ma smettila. Non soltanto la zona costiera, anche l'interno. Ma delle che Marche interno? È bellissimo, ma piace. Piace tantissimo. Ma non piace a nessuno. Ma sei sicuro? Ma non vanno nemmeno a Savonera, la saperdi. Vabbè, comunque inclinati un attimo. Più inclinato di così. Ok. Sì, signori e signori, qua, questo è il Piemonte, sì, questo Piemonte. Qua si è fatta l'Italia, qua Vittorio Emanuele, qua Cavour, in questa zona. Guarda il cugino francese al confine, sfidalo al tuo confine, digli non entrare qua, fai... No, vabbè, hai capito, stavo dicendo sfida il cugino. Il nostro vino è più buono! Ecco, appunto. E noi abbiamo vinto anche i mondiali! Ecco, ciapali! Con voi. E noi abbiamo anche il bidet, tra l'altro. Neanche. Ah, non c'hanno il bidet? Non c'hanno il bidet. Crini! Kram! Krams! Voilà. Allora, sì, hai capito. Allora, guarda il cugino, qua sì, si è fatta l'Italia. Abbi uno sguardo fiero, Mauro. Sì. Fai uno sguardo fiero di un piemontese vero, un italiano che ha fatto l'Italia. Sì. Fai lo sguardo fiero, più fiero. Non cutulengo, fiero, Mauro. Cioè, hai capito. Vabbè, ma non importa. Qua si è fatta l'Italia. Partiamo dalle Alpi, sì, e chiaramente anche con l'aiuto delle corna che c'ha, possiamo vedere il Monte Bianco e il Monte Rosa. No, tu le corna a me non le fai. No, io no, ma c'è già chi ci pensa. Non ti preoccupare, scendi giù così. Qua c'è lo sguardo fiero dell'Italia. E scendiamo giù nella zona delle Porediese, Ivrea, la Bella, sì, per poi arrivare a Torino con la sua mole antonelliana. La vediamo? Sì. La mole antonelliana, voi sapete che ultimamente è diventata il museo del cinema. Cinema. Bene, vi diamo due indicazioni gratis. Sì. Via San Massimo, l'entrata A, eccola qua. Staccano anche dei biglietti, insomma. Lascia perdere. Vabbè, poi c'è l'uscita. Non gliene frega niente dell'uscita. Comunque, usciamo dalla zona di Torino, arriviamo nella zona del Cuneese, per poi arrivare fuori dal confine dell'Italia. Prima città fuori dal confine è Menton. Rientriamo nella zona della Liguria, qua sì, c'è una città molto bella e sì, carina, che si chiama Tac. Pietra Ligure. E poi arriviamo nella zona del Golfo di Genova, sì, dove c'è il porto, sì, e qua c'è, vabbè, è bello l'origano, il timo, il rosmarino, perché qua c'è la spezia. Entriamo in Toscana. Non entriamo niente in Toscana. Usciamo dalla Toscana, sì, prima città importante della Toscana, Pisa. Pisa. Eccola qua, Pisa. Pisa, bellissima. Città della Torre Pendente. Torre Pendente. Anche se la Torre Pendente, signora, la possiamo vedere un po' più in giù. Registri pure. Che cosa la registri? Registra che c'è la Torre Pendente. Ma che qua, Torre Pendente? È più giù rispetto alla locazione della quartina. Sì, ha capito. Va bene.
Ecco, scendiamo nella zona appunto del Grossetano. Grossetano. Diciamo così la Maremma, Maiala, diciamo bella. Così. Ecco qua la Maremma, bella. Capitale Grosseto. Grosseto. Sì, Grosseto e Poc, se più piccoletto che altro, però comunque scendiamo nel Lazio sì. E arriviamo nella zona del raccordo anulare. Sì. Il raccordo anulare, eccolo qua, per poi arrivare alla capitale Roma. Roma! 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 No, non registrare! Roma! No! A Smia Burgaret, però è Roma! Ma cosa dici? Roma! Roma! Roma, c'è anche i ruderi, signora, vuoi vedere i ruderi? Ma signora? Che ruderi? C'è anche il foro italico, girte che la signora no! Registra il foro italico. Lascia ste. E poi arriviamo nella zona di Napoli. Uè! Napoli! Napoli! Con la sua pizza! Bella Napoli! Di cui possiamo riconoscere le due piccolissime olive, eh? Anche con l'acciughina, ma che deliscata, ma che deliscata, perché quelle un po' così, così. Ecco. Ma in ogni caso scendiamo nella zona appunto sì. Del Limoncello, Amalfi, Sorrento, ecco la Lucania, la Calabria e poi Scilla e Carinti. Sì. Scilla e Carinti. Sì. Scilla e Carinti. Scilla e Carinti. Piano, cretino. Vuoi che mi tolgo le scarpe così con la spusa arrivano agli sbarchi? No, se no la signora gli muore il telefono. Se no, ecco, passiamo nella zona appunto dell'Adriatico. Bello, l'Adriatico. La zona Adriatico, qua c'è una capitale, insomma di confine, diciamo bellissima. Così, una bellissima città bella. Che ha sempre un problema e domani ce l'avrà. Trieste. Trieste. La bora. Raffiche di bora. Di bora. Sì, a 150 all'ora. 150. Miste ad acqua. Beh, purtroppo bisogna dire, ma metti che vogliono andare a Trieste. Ma non va nessuno a Trieste. E poi dopo una perturbazione della Slovenia sì, che arriva però... e bagna le coste no, dei Triesti. Sì. Ma come la bagna ma Trieste? Che tempo di merda Trieste. State qua a Venaria che è meglio. Per poi arrivare nella zona di Rimini dove si balla Ilissio. Anche se c'è la pioggia Ilissio. Per poi arrivare, signore e signori, domani il tempo peggiore nelle Marche. E giù da basta. Lo sapevamo che arrivavamo qua. Inclinati. Ma... eccolo qua. Ma signori, le Marche. Sì. Le Marche, non tanto nella zona di Ancona. Sì, togli sto coso. Più nella zona di San Benedetto del Tronto. Ma che San Benedetto del Tronto? Ma non tanto lì, dicevamo, entriamo nell'entroterra. Ma che entriamo nell'entroterra? Ma fate fuori. Ma la gente vuole andare. Ma non gliene frega niente. Le grotte di Frassassi, signora, lei sicuramente saprà. Ma che grotte di Frassassi? Dove sono le grotte di Frassassi? Le grotte di Frassassi sono grotte che... Ma fammi indicare sulla carta. Ma hanno capito dove sono ste grotte. Le grotte di Frassassi sicuramente voi sapete che in antichità erano grotte molto piccole che poi con l'andare del tempo scava ma che scava sono diventate delle vere e proprie voragini no. Bene, con l'aiuto della cartina vi faremo vedere le grotte di Frassassi. Tirte giù le braie che la signora vuol vedere, deve registrare. No, anche domani qui a Venaria c'è il sole, ma ti c'è spa posma, va a truppietra giacca. Telemarche.